Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo di nuovo un video di decluttering, ma questa volta ve lo prometto, non sarà un decluttering così, per modo di dire, perché sarà un decluttering estremo di tutta la casa. È giunto quel momento di dire addio a tante cose che riempiono la casa per niente, occupano spazio e ci fanno soffocare qui dentro, perché io in primis, quando ci sono troppe cose in giro, faccio fatica a tenere in ordine e finisce che la casa è sempre in disordine e le cose appena le tocchi cadono e a volte cadono anche in testa. E a parte questo, non riesco mai a trovare le mie cose, questo mi fa perdere un sacco di tempo e poi mi fa anche arrabbiare parecchio con me stessa per non sistemare le cose, per non metterle al loro posto, però quando le cose non hanno esattamente un posto dedicato, non sai mai dove le metti. Questo è il problema che sta alla base. Comunque, ho studiato per questa volta, ho studiato le regole per fare un decluttering sano, tra cui non tenere cose che sostituiresti nel giro di 20 minuti e costano meno di 20 euro, non tenere cose che non sono un sì all'istante, cioè quando lo prendi in mano, se dici vabbè, quasi quasi la tengo, è un no, e poi non tenere cose che non hai utilizzato negli ultimi 90 giorni e non hai intenzione di usarli nei prossimi 90 giorni. E di base questi sono i principi che più penso mi possano aiutare, però ce ne sono tanti altri. Vi lascerò dei link molto interessanti qui sotto ad articoli con le regole, così che possiate trovare quelle che fanno più al vostro caso. Questo video inizia dopo l'inizio vero e proprio del decluttering, perché avevo già iniziato qualche giorno fa, perché c'erano delle cose che dovevo sistemare ed erano di base documenti di mio padre, documenti della casa e un sacco di scartoffie che occupavano un sacco di spazio. E vi devo dire, vi devo confessare che sono riuscita a fare un ottimo lavoro, ho eliminato tante cose e ci sarebbe spazio per eliminarne delle altre, però su alcune di queste non ho totale libertà e non posso farlo perché mio padre me l'ha proibito. Però ecco, le bollette e le varie ricevute di pagamento si possono eliminare dopo 10 anni e volendo si possono scannerizzare per tenere una copia comunque in archivio, però si possono evitare di tenere in casa tutte le bollette di tutta la vita. Non sono ancora riuscita a convincere mio padre, spero di poterlo fare presto, ma intanto ho raggiunto una parte del mio obiettivo, che è stata quella di eliminare un po' di carta inutile che occupava spazio. L'ho messo al lavoro, ho scelto delle cose che di base avrei buttato e con la minaccia che avrei buttato tutto, gliele ho messe davanti, gli ho detto: ora o mai più, o ci guardi e scegli bene quello che vuoi tenere, o io butto tutto, perché per me è tutto da buttare. Alla fine vi dirò quello che io avevo deciso di buttare: il 97% era da buttare, il 3% era comunque da buttare, però lui l'ha voluto comunque tenere. Però intanto insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi se nella vostra casa le persone che vivono insieme a voi fanno fatica a fare questo lavoro qui, aiutatele, dategli una mano a fare questo passo per una vita un pochino più libera da cose. Come tutte le volte devo ripartire dall'armadio perché ta-dam! Cioè, è una roba imbarazzante. Non riesco mai a tenere in ordine questo armadio qui. È troppo piccolo per tutte le cose che ho e così veramente ci sono anche tante cose che finiscono inutilizzate perché non le vedo. Semplice e molto molto banale. Per cui cominciamo a scegliere le cose che vale veramente la pena tenere.
E sono soprattutto nello stile che voglio indossare da qui in avanti. Perché comunque tutto questo è anche mirato a un cambiamento totale nella mia vita. Cioè, voglio un attimo rivedere il mio stile, il modo di vestire, il modo di fare, un po' tutto. Quindi partiamo da queste piccole cose per cambiare tutto il resto. Un altro consiglio che ho trovato molto molto interessante è quello di partire tirando fuori le cose preferite che si hanno nell'armadio o nella casa. E questa cosa io non la facevo prima, per cui voglio proprio provare questo consiglio, vedere se funziona. Per cui anziché tirare fuori tutte le cose che ho all'interno dell'armadio, partirò con quelle che amo di più per poi seguire quella linea in quello che andrò a tenere. Partiamo quindi con questa regola qui e vediamo quali sono queste cose che amo all'interno del mio armadio. Partiamo dalle giacche, che sono quelle che ne ho di meno e magari riesco a sistemare un po' la parte sopra intanto. In realtà qui non c'è molto da scegliere perché la parte proprio di giacche non è così ampia e non ne ho tantissime, quindi sono in realtà poche cose che però servono per varie occasioni, quindi non c'è molto decluttering da fare qui sopra. Niente da fare, ragazzi. Le giacche già fatto il decluttering, sono tutte da tenere. Sono pessima. Sono veramente pessima. Passiamo ai maglioni perché ne ho tantissimi e qui sento di poter fare di meglio. Maglione preferito numero uno. Questo è un acquisto recente, è bellissimo. Tra l'altro, ho scoperto una cosa bellissima. Posso abbinare questo maglione a questa gonna? Che scoperta, sono troppo troppo contenta. Senza neanche rendermi conto, ho comprato questo maglione esattamente nella tinta dei quadratini di questa gonna. Maglione preferito numero 2. E stranamente sono andata per colori. Ho scelto due maglioni colorati. Vediamo dove ci porteranno queste scelte. Maglione preferito numero 3 e anche questo colorato. Attenzione. Maglione che è quasi no. C'è qualche cosa che non mi convince di questo maglione. Dovrei provarlo di nuovo e vedere se è un sì o un no. Questo è sicuramente un sì. Poi qui ovviamente valuto anche la qualità, cioè non è che posso rinunciare a un maglione di super qualità. Se il maglione è di super qualità, quasi sempre mi piace anche tantissimo perché in questo caso preferisco una cosa di qualità, un pochino meno estetica, anche se questi sono bellissimi, piuttosto che una cosa estetica, ma che di utilità è zero. E anche questa, tra l'altro, è una delle regole del decluttering, uno dei consigli da seguire, cioè tenere cose che hanno utilità maggiore rispetto al senso estetico, che è una regola che io faccio fatica a seguire, nel senso che per quanto riguarda i maglioni, ok, per quanto riguarda i cappotti, ok, devono avere una certa qualità. In realtà tutto deve avere una certa qualità per me, però non riesco a rinunciare alla bellezza in favore della qualità. Per me una cosa deve essere di qualità e anche bella. Non di qualità è brutta, se di qualità è brutta non la metto. È così, è più facile che proprio ad un certo punto per una cosa che mi piace, strapiace ed è di una qualità un po' scadente, la scelga comunque piuttosto che il contrario. Ed è il caso di questo cardigan qui che avete visto, l'ho comprato di recente, è un cardigan di una qualità veramente scadente, nel senso che è tutto sintetico, però è molto caldo, morbido, di un colore che mi piace tantissimo in questo periodo e
In realtà va bene così, è uno di quei pezzi pochi per me che acquisti, indossi magari una stagione, poi ti stanchi, si rovinano nel mentre e li smaltisci. Non ne ho tanti in realtà nell'armadio, per quello che faccio veramente fatica a fare decluttering, perché di base quando metto una cosa dentro l'armadio è di qualità ed è bella e per questo motivo faccio anche fatica a separarmene. Questo è un maglione che non indosso fuori, è un cardigan che indosso in casa, quindi non va in quella pila lì. Altro maglione preferito, cardigan in questo caso. Questo penso che il giorno che me ne separerò sarà completamente distrutto, perché non me ne separerò forse mai. Ecco, altro maglione rovinato. Felpa che indosso in casa, un po' troppa roba che indosso solo a casa e che non metto mai, cioè passo poco tempo a casa alla fine. Questo no, questo è quasi un no. In realtà la regola è che se è un quasi no, allora no. Lo vorrei provare perché è un sacco che non lo metto, però sono quasi certa che è un no. Questo è assolutamente un sì, anche perché è un polo Ralph Lauren e quindi non andrà via fino a quando non sarà completamente out. Questo è assolutamente bello e necessario. Roba sportiva che metto solo a casa o leisure time. Questo è bellissimo, questo ve l'ho fatto vedere in qualche video di outfit. È un gillettino in cashmere e con una camicina con maniche a sbuffo, è veramente una delizia. Questo assolutamente un sì, perché è maglioncino leggerino, non ne ho tanti ed è cashmere, quindi di cosa stiamo parlando? Questo è un no, direi. Non l'ho indossato l'inverno scorso e non lo indosserò nemmeno questo. È arrivato il momento di salutarlo. Questo è uno di quegli acquisti che ho fatto così d'impulso, Ivy Park, capite tutto se seguite i trend. L'ho acquistato e l'avrò indossato un paio di volte e lo sto tenendo perché mi pento di aver comprato una cosa che poi ho indossato così poco e forse è arrivato il momento di salutarlo. Il motivo di base è questo: c'è questo cappuccio che, non sto scherzando, pesa più della parte che copre il corpo e questo fa sì che me lo tira all'indietro e mi strozza e io odio le cose che mi strozzano e nonostante mi dispiaccia probabilmente lo dovrò salutare. Beh, intanto vediamo un po' di luce qui dentro. Questi sono decisamente tutti da tenere, anche perché sono abiti da sera, da occasioni speciali e quelli saranno i miei anche abiti di scena. E quindi non li salutiamo, quelli li teniamo. Più la nuova addition all'armadio che avete visto nell'unboxing di Natale, che è questo vestitino qua, super bello, fucsia, ovviamente in palette, e una novità bellissima per il mio armadio. Ora arriva la parte difficile. In realtà qui sotto ho altri maglioni che non vedono la luce perché sono ammassati sotto. Che fatica. Questo forse lo possiamo indossare ancora questo inverno, dopodiché lo saluteremo perché lo vedo che si sta un po' consumando. Questo qua è un no assolutamente perché occupa solo spazio. Questo
Bellissimo, ma hai indossato questo inverno perché non lo vedevo. Ok, dai, dai che ce la possiamo fare. Vediamo se manca qualcos'altro. Mancava quest'ultimo, che poverino, anche lui era dimenticato completamente. E questo non l'ho indossato l'inverno scorso. Adesso gli diamo un'altra possibilità. Se non viene indossato da qui alla fine dell'inverno, sparirà dall'armadio. Questo è. Attenzione, 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 sono riuscita a fare un bel po' di progressi e mi stupisco di me stessa, ma in realtà se ripenso all'articolo che ho letto, il primo consiglio era quello di sedersi un attimo, riflettere, pensare bene a che cosa mi spinge a fare decluttering, che cosa vorrei raggiungere e che cosa vorrei ottenere facendo questo lavoro. In primis per me è quello di sbarazzarmi di cose inutili che riempiono la casa e che mi opprimono. Secondo, ci sono cose che sono oggettivamente consumate. E non le utilizzo per questa ragione qui. E questa è l'occasione giusta per appunto sbarazzarmi di tutte queste cosine. Vi faccio vedere tutto quanto. Allora, in primis guardiamo qui, prendiamoci un attimo per vedere la bellezza dei maglioni, di come sono sistemati. Lasciamo perdere tutto quello che c'è nei dintorni perché non possiamo fare di meglio e concentriamoci sui maglioni. Per prima cosa li ho spinti dentro, così non c'è nulla dietro i maglioni che viene coperto e saranno quindi tutti appoggiati al fondo dell'armadio. Si va per colori, quindi più chiari, colorati e più scuri. In realtà forse questo ce lo dovrei mettere qua, però adesso vediamo. E questi sono i maglioni che sto tenendo, più questo cardigan e quest'altro che è meglio che stiano sulle grucce e questo qui. Le cose da utilizzare in casa le ho messe qua dentro perché mi sono detta, visto che le utilizzo meno, perché occupare spazio nell'armadio e nascondere i maglioni che invece mi servono tutti i giorni? E quindi ho fatto lo swap. Ok, allora, perché facciamo la cernita insieme? Perché magari in questo modo vi do una mano a riflettere sulle cose che avete voi nell'armadio e delle quali è possibile sbarazzarsi. Cosina numero 1 e inizio di proposito da quella più bella. Più bella non per me ormai, ma in generale proprio quando lo metto addosso mi vengono i brividi. L'ho provato poco fa e anche adesso che lo sto appoggiando a me mi stanno venendo i brividi. C'è qualche cosa dentro questo maglione che mi dà vibe negative. E infatti non lo indosso mai, lo avrò indossato una volta forse questa stagione, ma non ricordo neanche bene in che occasione. E non so se state notando, mi si rompe la voce, anche solo nel tenerlo in mano, è una cosa pazzesca, adesso che ci sto facendo caso, questa cosa si sta amplificando, quindi basta, non lo tocco più. Le cose che mi danno vibe negative non possono rimanere nell'armadio. Cosina numero 2. Anche questo in realtà è messo bene, non è vecchio. Sta cominciando a fare qualche pelucco, qualche divettuccio e non mi piace come mi sta di base. Non è più uno stile che mi si addice, in realtà non l'ho scelto io questo maglione e non mi piace il fatto che si stringa qui in basso ed è un po' tipo largo, quindi boh, sembra che io sia una botte e non mi piace questo effetto qua e comunque non mi è mai piaciuto più di tanto, per cui basta, è inutile tenerlo. Poi abbiamo un intruso che è questa sciarpa qui, ma nel fare il check dei maglioni mi è capitata sotto mano lei. È una sciarpa che adoro, è proprio bellissima, la si può indossare con un sacco di colori che io ho nell'armadio: beige, cammello, crema, azzurrino, grigio. Purtroppo però è rovinatissima.
è rovinatissima e indossare cose così rovinate non mi piace perché mi dà delle vibe per niente in linea con quello che sono io. Quindi è arrivato il momento di salutarla, anche perché ne ho tante di quelle sciarpe che non vengono indossate, che rinunciare a una probabilmente farà spazio a tante altre ad essere indossate, perché mentre questa così perfetta con tanti colori la indossavo un po' con tutto, adesso per trovare la sciarpa giusta per l'outfit dovrò scegliere tra diverse sciarpe, quindi mossa intelligente. Poi abbiamo un altro maglione, ovviamente vi ho già fatto vedere quest'altro, questi sono quasi identici, questo è più largo, più oversize, però è rovinatissimo e bisognava rinunciare a una di due. Un'altra delle linee guida infatti sono quelle di tenere una cosa di duplicati. Se hai la stessa cosa in varie versioni o quasi identiche, liberati di tutte quelle che sono già rovinate o comunque tienine una sola, perché non hai bisogno di un sacco di copie della stessa cosa. Abbiamo poi questo qui, che è un gilettino molto carino, non è rovinato, però non mi piace più lo stile. Questa qui ormai è outdated e non la metterò mai più, nel senso che è carina, però non è dello stile che vorrei indossare da qui in avanti, e quindi ciao ciao. Ho fatto pace con i miei sensi di colpa e questo andrà via. Sono un sacco di cose, anche questa maglietta qui che mi piace, però è consumata. Sono troppo orgogliosa di me stessa, quindi non abbiate pietà, fatevi un esame di coscienza, accettate che siete imperfetti, che potete fare errori nell'acquisto di cose e tenerle nell'armadio facendovi ricordare tutti i giorni dell'errore che avete fatto non renderà questa cosa migliore, per cui salutatela. Tra l'altro una cosa wow che ho notato è che in realtà il fatto di aver tirato fuori una sezione mi ha aiutato nel processo, cioè mi ha aiutato a sbarazzarmi di un sacco di cose perché sto andando per step, quindi dai maglioni ho tirato via un sacco di cose inutili e conto di fare lo stesso con tutto il resto, per cui questa cosa funziona. Wow! Cosa facciamo adesso? Che cosa attacchiamo? Non lo so. Un'altra regola del decluttering è quella che ti aiuta a mantenere sempre la casa in ordine, per cui quando tocchi una cosa la devi mettere subito al suo posto. Questo vale per te così come per tutti gli altri membri della famiglia. E visto che adesso mi è capitata sotto mano la camicia, partiremo dalle camicie. Sarà molto facile, ho questo dubbio qua. Ok, nel mentre ho fatto il decluttering delle camicie, ne ho eliminate ben due, consumate entrambe, e poi ne ho approfittato anche per fare l'edit dei pantaloni e ho tolto via un paio di pantaloni, ma poi tutto il resto rimane, anche perché voi mi direte: ma ci sono tre paio di jeans identici. In realtà no, sono completamente diversi se non per il colore. Questi sono tipo un pochino più stretti giù, ma sono larghi comunque sulla gamba, non sono larghissimi in realtà, però sono dritti e stretti sotto. Questi invece sono completamente dritti e questi invece sono a palazzo, quindi sono diversi, stili diversi, quindi possono stare nell'armadio, possono rimanere tutte e tre. Chi è che ha finito di svuotare l'armadio? Io! Sono troppo felice del lavoro fatto, anche perché nel mentre sono andata a sistemare anche il cassetto dell'intimo e ho fatto un ottimo lavoro anche lì. Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Allora, qui sopra, come vi anticipavo prima, ci sono tutte le giacche, qui ci sono invece tutti i vestitini e i top per le uscite un pochino più speciali, pantaloni, tutte cosine più particolari. Sotto invece abbiamo i maglioni e qui davanti ho messo
i pezzi sotto, quindi quelle cose a contatto con la pelle da indossare sotto i maglioni o sotto i blazer. Quindi qui abbiamo i body e qualche toppettino carino. Qui invece abbiamo i dolce vita dai più chiari ai più scuri. E qui invece solo magliettine nere basic. Quelle bianche ci sono, solo che sono a lavare. E questi sono strati sotto i maglioni. Anche perché il trucco che vi insegno sempre io è quello di indossare una t-shirt in cotone sotto i maglioni per evitare che si sporchino, che prendano odori strani nel corpo e che soprattutto si macchino di deodorante, e in questo modo si può evitare di lavare il maglione dopo ogni utilizzo. Laviamo soltanto la t-shirt, mentre il maglione lo si lava una volta ogni qualche volta che lo indossiamo, così si risparmia anche sulle lavatrici e sulla lavanderia in caso di maglioni un pochino più delicati. Qui sotto invece abbiamo una situazione molto migliore rispetto a prima. Ho svuotato parecchio, adesso le cose stanno più o meno con agio. Qui ci sono tutte le gonnelline, i pantaloncini, pantaloni, top e camicie, cardigan, vestitini e blazer per chiudere poi con i capispalla un pochino più lunghi come il trench e il cappotto nero. Sotto invece abbiamo, sotto sotto in basso ci sono tutte le mie cosine estive e qua invece ci sono delle cose per la montagna e tutte le cose da indossare in casa e quello il maglione spare che è rimasto fuori. Però guardate la meraviglia, adesso c'è un po' di ordine qui dentro. Ovvio, potrebbero stare un pochino meglio, però questo è lo spazio e ho dovuto fare del mio meglio con quello che avevo a disposizione e sono molto contenta. Tra l'altro mi sono sbizzarrita e ho trovato una soluzione per tenere in ordine le sciarpe, che è esattamente questa. Dentro il contenitore dove tenevo prima tutto gli outfit per gli allenamenti, ho messo ben piegate tutte le sciarpe e i cappellini di modo da tenerli molto più in ordine, e in questo modo si spera troverò sempre molto velocemente le cose. Questo implica anche di tenere in ordine, e cioè quando hai finito di indossare una cosa, quindi quando torni a casa, si presume che tu la debba piegare e rimettere al suo posto per trovarla pronta la volta successiva. Cercherò di essere disciplinata e lavorare per me per permettermi di avere sempre le cose in ordine. Infine, posso farvi vedere il mio cassetto dell'intimo? Non è niente di scandaloso. È solo intimo. Allora, ho fatto un po' uno switch delle cose perché prima avevo tutti i reggiseni qui e i calzini qui e ho notato che ho più calzini che reggiseni, ovviamente, e ho spostato un po' il loro posto. Per cui qui adesso c'è una situazione un po' più ordinata. Abbiamo i reggiseni, le mutande, queste sono ordinate in questo modo per me, i tanga, i perizoma e le mutande un pochino più per quei giorni particolari. E poi, vabbè, abbiamo i collant e qui delle calzettine un pochino più sopra la caviglia, però non troppo lunghe. Qui invece quelle un pochino più corte alla caviglia o quelle fantasmino. Qui invece abbiamo tutti i calzini un pochino più lunghi e più pesanti. Qui i pigiami. Qui sono riuscita a ricavare dello spazio per l'abbigliamento da sport. Vediamo se funziona in questo modo. Solo tentando si può capire se può funzionare o meno. Infine, qui abbiamo calzini eliminati dal cassetto perché non li utilizzo più e sono riuscita a tirare fuori anche dell'intimo, un po' più consumato, un costume e un reggiseno, un top, un'altra maglia che tenevo da indossare in casa, quindi un bel po' di cose. Guardate qua, occupano esattamente il posto di una persona nel letto, tutte le cose che ho tirato fuori dall'armadio. Direi che posso sentirmi fiera di me stessa perché ho fatto veramente un ottimo lavoro. Sono stata davvero bravissima, per cui per oggi si chiude perché un'altra delle regole per il decluttering è quella di fare
fare un pezzo alla volta e di non farsi spaventare con una rivoluzione intera in un solo giorno, per cui per oggi finisce qui, anche perché adesso devo mettere via, tra poco arriva mia sorella, oggi è il 30 tra l'altro, domani è il suo compleanno, quindi bisogna un attimo far trovare la casa in ordine per una buona volta, per cui riprenderemo tra un istante per voi con altri lavori di decluttering della casa, che perché abbiamo altro da tirar fuori. In questa stanza diciamo che siamo a buon punto, forse devo tirare via qualche libro, però ho fatto già un'ottima scrematura di tutto quanto, però si continua poi. Rieccoci qua dopo qualche giorno, mancano due posticini da sistemare in questa stanza e uno è questo qua, tutta la zona libri, e poi abbiamo questi cassetti qua dove ci sono degli altri libri e documenti e cose che non ho voluto sistemare per un po' di tempo. Questo è quello con cui andiamo a che fare. Oh my god, troppa roba. Questo lavoro richiama sempre altro lavoro extra, per cui ho deciso di sistemare anche questo lato qui. Qui ci sono di base altri documenti e cose che utilizzo, che dovrei utilizzare per creare, ma essendo messe così non lo faccio quasi mai, per cui è arrivato il momento di sistemare anche questa zona qui. È giunto il momento di chiudere questo video. Non faccio in tempo a finire tutto. Mi sarebbe piaciuto chiudere il video con la casa perfetta, con tutto in ordine, tutto al suo posto, ma non è possibile perché domani è anche il compleanno di mio papà e sarà una grande festa qui da noi perché fa 55 anni, ha superato un anno molto difficile e dobbiamo festeggiare, per cui ci sarà un sacco di gente. Abbiamo fatto una spesa enorme. Abbiamo riempito tipo tutta la Volvo, una macchina giga piena di spesa. E quindi non c'è modo di finire, di terminare tutto quanto, però prometto che nel prossimo o quello subito dopo vi faccio vedere tutto quanto, la seconda parte e tutto quello che ho acquistato di nuovo per sistemare anche la cucina e le parti che ho già messo a posto per metà. Intanto l'armadio. Sono super proud di me stessa perché guardate qui, dopo qualche giorno ancora in ordine, ovvio non sono ancora tornata in ufficio, però comunque sono riuscita a mantenere l'ordine seguendo la logica del tocchi una cosa, rimetterla al suo posto. E sono super contenta. L'armadio qui, guardate che soddisfazione, ragazzi, cioè non ci voglio credere. Sono riuscita a sistemare tutto. Qua ci sono solo faldoni, poi qua monetine che porteremo al supermercato, qua delle cosine spare che servono sempre a portata di mano a mio papà e poi qua tutti i documenti catalogati. Qui ovviamente devo comprare un faldone tipo come questi, di modo da avere tutto sistemato in modo anche estetico, però siamo quasi perfetti qui. Qui devo aggiungere un contenitore per tenere tutto un pochino più in ordine, però già abbiamo fatto enormi progressi. Guardate già a primo impatto, vi metterò qua a fianco anche il before per farvi rendere conto di come siamo messi con l'after, però io sono super super contenta. E poi la mia soddisfazione più grande è che sono riuscita a sistemare i miei documenti. Adesso vi faccio vedere un primo cassetto che è super ordinato, cioè anche solo vederlo mi dà soddisfazione. Guardate qua, scatola dei ricordi, scatola di props e cosine tipo nuove impacchettate che per ora non servono. Qui tutte le robe relative all'istruzione, quindi ci sono dentro anche le mie
tesi, tesine e tutte le cose, le uniche poche cose che ho voluto salvare di quello che ho accumulato negli anni. Poi qui si dovranno smaltire un po' di libri, però intanto ci voglio un attimo pensare perché in realtà l'obiettivo di base è quello di vedere se con la casa più in ordine e sapendo dove stanno le cose, se riesco a trovare anche una motivazione un pochino più grande per studiare un po' di più, perché lì ci sono tipo dei libri molto interessanti, sono di testo, quindi libri usati a scuola, però ci sono delle cose molto interessanti dentro. Un po' di cultura generale, però che a me, ammetto, manca perché non sono riuscita proprio a studiare tutto quello che avrei dovuto secondo il programma italiano e quindi sento delle lacune che vorrei colmare e questo è il mio obiettivo, diciamo, a parte tutto il resto nel nuovo anno, di studiare un po' di più, di leggere un po' di più, anche cose un po' da ragazzi perché mi mancano a volte quando si fanno dei discorsi un pochino più particolari con le persone della mia età, mi sento di avere delle carenze e mi piacerebbe colmarle. Perché ci sono delle cose che proprio mi mancano perché non sono cresciuta qui e che sono comunque recuperabili. Intanto vi faccio vedere l'ultima parte che è wow, soddisfazione enorme lì. Qui, anche qui vi metterò il before and after, è questo ovviamente, ma ho fatto un lavoro meraviglioso, cioè guardate qua, non c'è mai stato così tanto ordine e ho scoperto, wow, che in realtà i faldoni, i documenti, i quaderni organizzati in questo modo e non uno sopra l'altro, non impilati, rimangono più in ordine e più facili da raggiungere e prendere quando servono. Abbiamo etichettato tutto e catalogato tutto e ho recuperato anche dello spazio, non mi sembra vero. E qua? Qua c'è tutti i documenti, fogli, foglietti, fogliettini che negli anni si sono accumulati e che in realtà non servivano, per cui abbiamo un borsone giga da spesa con carta tritata. Anche qua ne abbiamo un sacco e vi dirò di più, questa è solo roba mia, mentre quella di papà è già stata smaltita e ce n'era tanta, se non di più come quella, forse il doppio. Cioè, abbiamo tirato fuori un sacco di cose e sono super fiera di noi per questo lavoro che abbiamo fatto. Siamo a metà, ma siamo a buon punto, forse direi due terzi. Mancano ancora la cucina, ho comprato uno scaffale che vi faccio però vedere nel prossimo video perché sennò questo diventa troppo troppo lungo e ho comprato delle altre cosine all'IKEA oggi, anche quelle ve le faccio vedere nel prossimo video per cui stay tuned, fatemi sapere quale consiglio avete trovato utile, se ne avete degli altri per me, so di dover ancora imparare sull'organizzazione, sul decluttering, condivideteli perché è sempre utile scambiare opinioni e insegnamenti qui sotto nei commenti, così possiamo imparare tutti qualcosina di nuovo. Intanto io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!